Buongiorno a tutti, oggi sono qui a Torino con il mio amico Giuseppe. Ciao Giuseppe, grazie. Buongiorno, E dobbiamo parlare come da programmazione di come gestire lo stress, un esercizio miracoloso. Poi stavo facendo due chiacchiere con Giuseppe e pensate che ieri mi ha raccontato la sua esperienza, ad esempio, di immergersi all'interno di acqua fredda, congelata. Raccontaci un po'. freddissima. Ma dove stavi? Ho A visto spezzoni. Guglia di Garavò è un posto vicino a Ivrea, dove c'è un posto bellissimo, c'è una cascata, un laghetto, poi discese di là. E l'acqua lì è veramente, veramente fredda. Ed è stata un'esperienza immersiva, immersiva in acque veramente fredde. Ma la cosa bella qual è stata? Che all'inizio c'era un po' di timore, paura, ma quando mi sono immerso la paura è scomparsa. E lo stress in qualche modo si è disciolto. Non pensavo più a niente. E lui può Ok, dirmene di più. Distaccato, quindi si è completamente distaccato, no? La percezione del corpo, il esatto. freddo, caldo, eccetera. Queste sono ovviamente metodiche molto salutari, ma complicate da gestire. Parliamo invece di qualcosa di semplice che possiamo fare nel quotidiano. C'è un esercizio derivante dall'Ayurveda, molto semplice, mantenendo la bocca chiusa, quindi non mi potete vedere in realtà, con la punta della lingua andate al centro del palato, verso la ghiandola pineale, che si trova poi al centro del cervello. Immaginate di mettervi dritti, tranquilli, diciamo insieme. Chiudiamo la bocca. La punta della lingua è al centro del palato e semplicemente spingiamo verso l'alto. Ok, se fate questo esercizio per oltre un minuto, sentirete proprio una sensazione di rilassamento mentale, addirittura aumenta l'energia, sia fisica che psicologica. E poi parliamoci chiaro, può essere un esercizio del genere, la respirazione, Assolutamente. camminare, meditare, yoga, cosa hanno in comune? Che alla fine devi tornare nel qui ed ora. Questo è il concetto di allontanare lo stress. Prova a fare questo esercizio e fammi sapere come ti trovi. Ciao!